Il cinema d'autore, al contrario di quello che si diceva per il cinema di genere, ha lavorato sulla lingua invece molto di fino, cioè ha avuto molta attenzione alla lingua e al tempo narrativo e la costruzione del percorso visivo di grandi autori, dalle matrici, dalle formazioni, dagli stili più diversi, non potevano di fatto prescindere dal precedente lavoro che avevano fatto gli sceneggiatori. Cioè nel senso che al contrario del sceneggiatore, in questi casi, diciamo, il lavorare su una struttura narrativa forte, su dei dialoghi scolpiti, rifiniti, precisi, riferiti a dei personaggi, era una condizione sine qua non per poi, diciamo, girare il film e poi lavorarci in fase di montaggio successivamente. Non è neanche un caso che di solito si è stabilita una delle coppie storiche, delle coppie che hanno legato un autore a uno o più sceneggiatori, perché si sono create delle sintonie, delle particolari. Per cui, a differenza di un certo cinema di genere, dove più popolare, dove, come dire, era anche più facile lavorare su un'idea di partenza, gli sceneggiatori spesso erano un po' intercambiabili, cioè nel senso era quella squadra che lavorava con questo, con quell'artigiano, per questo o quel genere. Vedi per esempio tutto il filone di cui mi sono occupato avendo fatto un libro in tempi non sospetti su Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che nell'arco a volte ci raccontavano di una giornata, si trovavano a passare da un set che mentre facevano i pistoleri poi andavano a fare una guerra su un altro set e poi si trovavano in un'altra situazione invece surreale, ancora in un altro. Quindi per dire che quello era un cinema che lavorava molto su questo tipo anche di organizzazione, no? E di ritmi serrati. In questi casi invece si trattava di sceneggiatori, scrittori, autori che lavoravano con uno o con l'altro regista. Ora, questo discorso chiaramente io lo riferisco, diciamo, soprattutto ai grandi, no? Che sono poi quelli più citati del nostro cinema, quindi l'Antonioni per esempio la trilogia, la prima, l'avventura, la notte e l'eclisse, o anche Deserto Rosso. Antonioni, tra l'altro, come dire, famoso per i proverbiali silenzi esistenziali, i tempi morti, no? Che ci sono spesso nei suoi film e i silenzi dei suoi personaggi, la cosiddetta incomunicabilità. Oppure il Fellini, che aveva una certa predilezione invece per situazioni barocche estreme, eccessive. Quello dopo, ecco, pure lui un po' post-neorealista, cioè quello dopo La Strada, i Vitelloni, eccetera. Il Fellini più barocco, più del satirico, eccetera, lo vediamo, come dire, un trionfo di suoni, di colori, di situazioni estreme, però con dei personaggi, anche quelli scritti, rifiniti, scolpiti. Poi c'è il Visconti, che è tutta un'altra scuola, è tutta un'altra tendenza, che invece quando la lingua ha una pregnanza e una forza molto letteraria. Non a caso, da Senso al Gattopardo, fino poi a quelli, diciamo, che in qualche modo riecheggiavano ancora questa letterarietà, che erano un gruppo di famiglie in un interno. Quindi stiamo parlando di un autore che aveva ancora tutta un'altra forza. E poi, naturalmente, non possiamo dimenticare Pasolini, perché anche lui, come dire, o la lingua italiana o il dialetto avevano in Pasolini una forza spesso allusiva, quasi enunciativa, cioè il modo di parlare dei personaggi di Pasolini ha qualcosa sempre, come dire, di non realistico in realtà, di realistico, ma spesso che allude anche ad altro. E poi ci metterei, perché naturalmente sono degli autori, Risi e Monicelli, perché sono due grandi autori della commedia all'italiana, o in commedia italiana, come dire, anche loro strettamente legate a due grandi sceneggiatori come Agia e Scarpelli, quindi naturalmente I Soliti Ignoti, Il Sorpasso, L'Ombrellone, insomma, i titoli più importanti di questi due autori sono imprescindibili per capire un'Italia di quel periodo, ma anche
una lingua italiana di quell'epoca.